E oggi che facciamo? Oggi esaminiamo un elemento nuovo, il manghito verde. Questo sconosciuto. È mango, sì, ed è verde. E lo mangeremo all'insalata, e lo mangeremo con la lattuga, la cipolla, la zucchina genovese, le carote, il limone. Ma che vi sto a spiegare? Ora vediamo come si fa. Oggi sono qui in compagnia di questi due oggetti, soggetti, due cose aliene. Che cosa sono? Questo si chiama manghito verde. E che cos'è? Innanzitutto è duro come una pietra, però ha un sapore così mangoso, pizzicoso, che garantisce un gusto buonissimo, soprattutto se messo in macerazione per almeno mezz'ora, 40 minuti, semplicemente con il succo di limone, il sale, il pepe e un po' di olio extravergine di oliva. Arriva l'ora di pranzo e quindi poi componiamo l'insalata. Questa insalata che può essere addizionata con del gamberetto, del pesce, tipo del merluzzo, uno sgombro, qualcosa di cucinato in maniera semplice perché il re della ricetta è il manghito verde. Dopo aver lavato il manghettino, gioia mia, non dobbiamo fare altro che pelarlo col pelapatate. Sempre con il pelapatate tagliamo così a sfoglie. Una volta tagliato tutto così a fettine molto sottili, cosa facciamo? Uniamo il sale, il pepe, io metto anche un po' di uvetta e poi andiamo di succo di limone. Poi cosa facciamo? Aggiungiamo anche l'olio. Una volta aggiunto l'olio, mettiamo il coperchio e centrifughiamo. Nel frattempo cosa ho fatto? Ho tagliato le verdure che avete visto prima. Quindi adesso che cosa faccio? Ho messo anche del succo di limone. Aggiungerò anche un po' di scorza di limone, dopodiché un altro po' di zucco e ci siamo. E adesso cosa faccio? Aggiungo un altro po' di uvetta e qui invece sto preparando. Questo è dello yogurt greco, abbastanza denso. Cosa faremo qui? Aggiungeremo del sale, del pepe, un goccio d'olio. Ancora del limone e qualche pezzetto di cipolla. Poi andiamo a miscelare il tutto. E questa salsetta la useremo sopra l'insalata. A questo punto possiamo incorporare il nostro manghito. Sopra mettiamo del basilico. È un'esplosione d'estate. Scopri il gusto piccante, estivo, fresco e mangoso del manghito verde. Lo trovi nella nostra azienda, l'Orto di Rosolino, in Contrada Pizzo Tondo e Terrasini Paci. Puoi seguire sui social, Facebook, Instagram e tutti accomodati sotto lo stesso nome, l'Orto di Rosolino. Puoi guardarci sul canale YouTube, l'Orto di Rosolino, dove ti giri giri c'è l'Orto di Rosolino. Non ti rimane altro che contattarci quando vuoi, come vuoi e se vuoi. Dalla Sicilia con Mangore.